Milano, è artista per lo più autodidatta, e queste sue opere ritraggono, diciamo, il suo anelito di ricerca interiore per il suo fascino e la bellezza del cielo stellato e delle galassie, e quindi per immergersi in questo mistero che è, la, che è poi la, la, la stessa vita di tutti gli esseri viventi e dell'uomo in particolare. E la particolarità di queste opere, come accennava Virginia, sono appunto che non utilizza pennelli, non utilizza spatole, e quindi c'è una intimità con queste sabbie e colori acrilici molto particolare. Queste sabbie che sono state, diciamo, mi ha raccontato, raccolte e individuate in diversi litorali, spiagge vicino, lontane da Genova, setacciate, selezionate, e poi appunto nel momento del momento creativo dell'opera miscelate con i colori acrilici, con delle resine sulla tela. E questo è, diciamo, dà, diciamo, la possibilità a lei, all'artista, di, diciamo, contenere in un piccolo spazio, che è appunto una tela, un tema così grandioso come sono le costellazioni, le galassie, l'espansione, l'infinitamente grande, e quindi anche impegnativo da un certo punto di vista. Però, diciamo, lei lo è riuscita a contenere in questo piccolo elemento, la tela, queste sue opere. E nello stesso tempo queste sue creazioni danno un po' l'impressione anche della fragilità e dell'effemerità della vita dell'uomo e degli esseri viventi. E quindi questo suo ciclo nuovo di queste sue opere, diciamo, indicano un po', diciamo, la sua sensibilità e la sua propensione per appunto questo tema, appunto, della bellezza del cosmo e del mistero della vita. E ci sono delle parole molto belle del poeta latino e filosofo Lucrezio, che ho messo nella critica, credo che siano molto carine. Se mi ricordo bene, Lucrezio, nel suo De rerum natura, sulla natura, un secolo prima di Cristo, alcune frasi dicevano che il nostro appetito di vita è vorace, la nostra sete di vita è insaziabile, tutti noi siamo nati dal seme delle stelle e tutti abbiamo lo stesso padre, di cui la madre è la terra che ci nutre. E in questo filone di ricerca Lilli Peirano quindi mette tutto il suo sentimento, la sua emozione. Queste opere poi sono oltretutto particolari, anche perché poi alla fine della sua creatività mi ha spiegato che deve, diciamo, queste opere devono subire come un cimento, cioè una doccia di acqua calda molto anche forte, perché gli permette di avere una luminosità adeguata dell'opera, no? E quindi alcune opere magari soccombono, però molte altre sopravvivono. E poi, diciamo, queste sue opere, anche questi trittici molto, molto affascinanti, direi, con questa matericità che sprigionano, sono particolari e sono anche molto resistenti, quindi non c'è pericolo di alcune, diciamo, dell'opera, della fragilità dell'opera, sono molto potenti. E quindi, diciamo, che questo lavoro risente anche, diciamo, di una potenzialità di cambiamento di evoluzione, no? Come le galassie evolvono, anche queste opere, a seconda del suo futuro spirito creativo, potrà, diciamo, applicare dei cambiamenti anche, e che però sono modificazioni, contaminazioni che devono sempre però essere in dialogo con le sue sabbie, questa matericità, con i suoi colori, che racchiudono anche molti, molti sogni ed enigmi, e quindi altro non saprei dire, però, diciamo, sono opere che affascinano molto e ci fanno immaginare tante cose, molto sull'immaginazione, quindi molto piacevoli. Quindi complimenti a Lilli Peirano. Grazie di averci. Visto i complimenti che ho ricevuto, certo, andiamo avanti.